Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi andremo a fare un unboxing un po' povero rispetto al solito, diciamo, però c'è lo stesso qualcosina di interessante, almeno spero. Beh, come tutti sapete, oggi, come tutti sapete, magari no, però è il day one di Sniper Elite V2. Anche se ho scoperto che, vabbè, era già in vendita da ieri, in altri punti vendita, non dove l'avevo prenotato io, insomma. Però prima un altro paio di acquisti, veloce veloce. Driver San Francisco nuovo pagato 29,90. Ecco, classica cosa dei giochi già aperti, no? Vabbè, è nuovo, però è aperto. Ecco, il libretto ha questa fastidiosissima cioè è un po' distrutto, né? Vabbè, poi ci sarà dentro l'online pass, immagino. Sì, c'è una roba qua da grattare, Uplay, va bene dai, insomma il gioco è questo, Driver San Francisco, spero mi piaccia, e questo è Back to Future, The Game, il gioco, cioè sono praticamente quelli usciti su PSN, su disco, alla modica cifra di 14,90, l'ho pagato, l'ho trovato, 14,90. Ho detto, cavolo, mi sa che su PSN così costano ancora, cioè costano sicuramente di più. Quindi, boh, l'ho preso. Disco di gioco, skin. Librettino, vabbè, un pochino miserello, però si fa quel che si può. Interessante, è un'avventura grafica, quindi buono. Ed ecco, vabbè, Sniper Elite. Poi ci sarebbero anche dei film, vi faccio solo scorrere di fianco per non appesantire troppo sto video. Sniper Elite, con Sniper Elite, dato che l'avevo prenotato, mi hanno dato un simpatico codice. Adesso coprirò, cioè copro l'inizio così. Uccidi Hitler, il Führer e due armi esclusive. In teoria proprio è un'esclusiva GameStop, non so se sia un DLC che uscirà. Forse sì, porca miseria, non ditemi che non riesco ad aprirlo. Ho lasciato il taglierino, una volta che lascio il taglierino via o... Oh. Ah no, ecco, cioè la linguetta mi viene in soccorso. Dai, sto video sta già durando troppo, cavolo. Sniper Elite V2, Rebellion e 505 Games, se si pronuncia così. Libretto carino, bello. Se c'è un online pass. Sì, LUD segnala qualcosina. Ah, così. E che bello, con l'effetto dello spago che lo tiene unito. Skin di gioco. Purtroppo niente immagine di back copertina, back cover. Un giocatore, cooperativa, un proiettile può cambiare la storia. Berlino 1945, Sniper Elite V2. Bene ragazzi, volevo ringraziare prima di concludere tutti quelli che sono intervenuti in radio, almeno che abbiamo provato ieri sera. Quindi Metal Gear Solid Brian, Fabo the Motherfucker, Ale Cannonball e Zorro Dan Games e ovviamente Games Rise. Ringrazio inoltre Luca e Domenico, i due responsabili della radio. Purtroppo non siamo riusciti a fare niente, comunque vi ringrazio per aver partecipato. E niente, un saluto a tutti. Spero di divertirmi con questo Sniper Elite V2, uno dei candidati a diventare per me il mio personale gioco dell'anno. Ciao ragazzi.